col ciclismo amatoriale su queste Gran Fondo si movimenta diverse persone, perché sono ciclisti, si parte dai 25 anni in su, che hanno già famiglia, figli e tutto, sicché quando si muove il ciclista generalmente si muove anche tutta la famiglia e gli amici dietro, sicché penso che anche per una città, per farla conoscere, apprezzare tutto, è una bella cosa almeno. Doppietta per la formazione aretina MSC Cycling Time, che si aggiudica la prima edizione della Gran Fondo Arezzo, con Federico Scotti, pugliese di nascita ma aretino di adozione, e Ivan Ostolani, originario di Cesena. La prima difficoltà, ecco, l'ho incontrata 5 metri dopo la partenza, mi hanno buttato in terra e a momenti mi rompo un po' tutto, perché a cadere a peso morto ti fai male. E i primi 20 minuti ero veramente parecchio dolorante, dopo non ci sono state difficoltà, perché avendo una squadra molto forte abbiamo controllato bene, anche perché in quei 10 davanti sul percorso lungo ne avevamo 4. Un successo casalingo dunque per la prima edizione della Gran Fondo, alla quale hanno preso parte circa 1000 ciclisti partiti dal Duomo cittadino. Un percorso lungo circa 140 km con le salite verso Chiusi della Verna, il Valico dello Spino e quella dello Sterrato dell'Alpe di Poti, per poi concludersi nuovamente davanti alla cattedrale di Arezzo. Aretino offre dei percorsi veramente, veramente molto belli per noi ciclisti e non solo comunque. Arezzo è uno di questi, oggi ci ha portato alla scoperta delle mura, che per me, che ho vissuto anche qui 2 anni a San Giustino Valdarno, non c'ero mai stato, quindi posti incantevoli. E poi fa sempre piacere, perché la Gran Fondo è un momento che raccoglie tanti ciclisti provenienti da varie parti d'Italia, come me, ed è un'occasione per stare insieme, per conoscerci meglio. Tra i partecipanti anche il prefetto di Arezzo, Clara Vaccaro, per lei una targa ricordo consegnata da Alessandro Cipriani e Michele Balucani, presidente e vicepresidente del Veloce Club Firenze, organizzatore della manifestazione aretina. Guardi, io sono un amante dello sport in generale, credo che lo sport, al di là dei grandi campioni che hanno dei meriti sportivi indiscussi, io sono un amatore, quindi faccio quello che posso. La bellezza dello sport è che unisce i grandi campioni come la gente come me, che, come dire, lo fa per passione. Unisce perché è un momento di gioia, e quindi qua vediamo parenti e amici che partecipano a questo momento. Ma poi, guardate, fare questo percorso, c'era tanta gente che veniva anche da fuori Arezzo ed era meravigliata dal territorio. Ci sono delle parti bellissime che magari la gente, passando in macchina, la macchina è più veloce, non ti dà la sensazione che ti può dare con uno sforzo, andando più piano, riuscendo a godere proprio anche dell'odore. Ci sono dei punti in salita in cui uno va piano e fatica, si sente l'odore delle piante. Lo scenario era bellissimo, quindi lo sport è anche promozione turistica.